Bene ragazzi, oggi incontreremo un personaggio che è interessante, che è Ulisse. Dante incontra Ulisse nell'ottavo cerchio dell'inferno, fra i consiglieri fraudolenti. Perché fra i consiglieri fraudolenti? Perché Ulisse aveva inventato molti inganni, il più famoso è quello del cavallo di Troia. Però ne aveva inventati anche altri, pensiamo a Polifemo, come aveva fatto fuori Polifemo, dicendo fra l'altro che lui era nessuno. Insomma, per queste frodi merita l'inferno. Siamo nell'ottavo cerchio, che è il cerchio, il penultimo cerchio dell'inferno, dove troviamo persone che non solo hanno fatto il male, ma che hanno voluto fare il male e hanno utilizzato la loro intelligenza per farlo. Peggio di loro ci sono solo i traditori, coloro che fanno il male alle persone che si fidano di te. Dante incontra Ulisse e lo trova avvolto in una fiamma, una specie di lingua di fuoco, assieme a Diomede, compagno di varie avventure e di varie frodi. E Dante è curioso di sapere come Ulisse abbia finito la sua vita, come sia morto. Questo perché si sa dall'Odissea che ha attraversato tutto il Mediterraneo dopo la vittoria su Troia, non riusciva mai a tornare a Itaca, finalmente riesce ad arrivarci. Riesce a sconfiggere tutti i pretendenti di Penelope che aspettavano di subentrare al suo potere in Itaca, e riesce ad ammazzarli con il suo famoso arco. Dopodiché anche Penelope lo riconosce, ma dopo Ulisse cosa fa? Si mette a fare il pensionato ad Itaca, lui. Dopo tutte quelle avventure. Ma dai, non è possibile. E per cui Dante curioso gli chiede: ma tu come sei morto? E Ulisse glielo spiega. E ne viene fuori una delle pagine più belle della Divina Commedia. Perché Ulisse dice: io non potevo star lì, né la dolcezza di figlio, perché Ulisse aveva un figlio, né la pietà del vecchio padre, né la pietà verso il vecchio padre, né il debito amore che Penelope doveva far lieta, cioè l'amore per Penelope, che lo aveva aspettato per tanti anni. Tutti questi tre aspetti non impedirono in me il desiderio di divenire del mondo esperto, esperto del mondo. Cosa vuol dire essere esperti del mondo? Vuol dire andare oltre il solito, oltre il solito conosciuto. Il che cosa diventa? Diventa andare oltre le colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole erano nel mondo antico il punto di passaggio tra il conosciuto e lo sconosciuto. E Ulisse disse: io questa impresa non la compì da solo, la compì con i miei compagni. E quando con la nostra nave, con il nostro legno ci avvicinavamo alle colonne d'Ercole, che poi è lo stretto di Gibilterra, oltre c'era il mare sconosciuto, feci loro, per averli solidi, sicuri, una piccola orazione. Guardate, che voi non foste fatti per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Non foste fatti per vivere in modo bestiale, ma per seguire virtù, per amare il bello,
per amare il vero, il buono e per conoscere. Dopo questa orazione feci i miei compagni sì aguti, così protesi verso lo scopo che appena poscia l'avrei ritenuti, dice Ulisse. Erano così convinti di andare oltre le colonne d'Ercole, laddove si può trovare il perché ultimo delle cose, che dopo appena li avrei potuti trattenere. Come finisce questo viaggio? Lo vedremo la prossima volta.